Buongiorno ragazzi, oggi parliamo dei crick, dei vari tipi di crick che possiamo utilizzare per i nostri lavori o anche per le emergenze quando siamo per strada e ci succede qualcosa per cui dobbiamo utilizzarli. Vi lascerò i link per ognuno di questi tipi di crick in caso voleste acquistarli. Vi ricordo, prima di cominciare, di iscrivervi al canale e di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e ditemi anche la vostra. Allora, il primo in assoluto e anche l'unico che ha lo scanso apposta per il fianco dell'auto è questo qui, ed è quello praticamente quello classico a vite, quello che si avvita. Ce ne sono un paio di modelli, c'è anche quello fatto a rombo, questo è quello che ho nella mia auto, questo è l'appoggio per il suolo e qui c'è la vite che avvitando praticamente si alza il braccio. Il problema di questo crick qui, diciamo che sta nella stabilità, è un crick piccolino, comunque vada perché sta nella ru nostra ruota di scorta, o comunque diciamo che ha una misura che è trasportabilissima. Il problema è che è abbastanza lento perché una volta che noi abbiamo posizionato il crick, a parte che dobbiamo tenerlo perché sennò si ribalta, dobbiamo assicurarci bene che faccia presa per terra in maniera dritta. È un pochino più laborioso da utilizzare. Questa rotazione, diciamo, è un po' scomoda perché una volta che noi abbiamo sistemato l'auto, per toglierlo dobbiamo per forza riportarlo alla posizione, diciamo, di partenza e dobbiamo praticamente girare, girare, girare finché l'appoggio non torna in posizione e poi lo possiamo piegare e rimettere a posto. Ma se dobbiamo fare il cambio di quattro ruote oppure fare dei lavori un pochino più di frequente, è un crick che stanca parecchio. Se vogliamo invece fare un upgrade, l'upgrade si fa col secondo modello. Il secondo modello è il classico crick a bottiglia. C'ha dei prezzi molto competitivi perché questo qui, che è, diciamo, il modello più piccolino, che regge 2000 kg. Altezza massima 345 mm, altezza minima 181 mm, quindi c'è anche delle caratteristiche, dipende a cosa ci serve, perché se magari abbiamo un furgone molto alto questo non è adatto perché deve superare una certa altezza e soprattutto una certa portata, e magari dobbiamo prendere sempre un crick a bottiglia, ma cioè, sono da 5000 kg, da 12000 eccetera. Il funzionamento di questo meccanismo è molto semplice. Qui sotto c'è una valvola che verso sinistra si apre, verso destra si chiude. Quando è chiusa, sono pronto per, diciamo, pompare e far alzare il martinetto finché non arriva all'escursione massima. Attenzione perché questo qui molto spesso hanno delle viti per allungare un pochettino la corsa, ok? Che si possono poi chiaramente ridurre. Il buono di questi è che quando noi abbiamo finito possiamo svitare, diciamo, la loro valvola, svitando la valvola e spingendo il pistone, questo scende immediatamente, cioè l'auto praticamente scende come fanno poi i meccanici che tirando la valvola, la macchina scende. Questo poi si può utilizzare anche per costruire delle presse idrauliche, cosa che farò a breve. Questo, diciamo, è quello che io consiglio per avere in auto un crick che funziona bene, che è veloce e soprattutto che occupa meno spazio degli altri. Possiamo migliorare ancora la capacità del nostro crick se acquistiamo uno di questi. Ci sono tantissime cifre in giro che vanno anche su questi, andiamo tra i 25, i 30, 35, 40 euro. Quindi le cifre più o meno sono sempre quelle, perché anche un martinetto idraulico come questo siamo sui tra i 15 e i 25 euro. Dipende poi dalla marca e dalla portata. Vi linkerò dei link per acquistarli su Amazon. E questo qui è l'ultimo che ho preso, che è più da officina, e vi faccio vedere. Allora,
si presentano tutti con una propria maniglia che si può avvitare praticamente al corpo. Questo qui è quello che si avvicina più a quelli professionali, quelli da officina. La portata di questo qui è identica al martinetto che vi ho fatto vedere prima, quindi c'ha sempre 2000 kg. C'ha una stabilità molto diversa perché poggiando su quattro ruote chiaramente è più sicuro. Oltretutto lo possiamo trasportare proprio perché avendo le ruote non lo dobbiamo per forza sollevare. Il peso suo è nettamente superiore a quello dei martinetti, che dei martinetti classici a bottiglia. Supera del doppio quello delle bottiglie, però effettivamente il leveraggio è migliore, la velocità di raggiungere, diciamo, la nostra altezza è superiore e il funzionamento è lo stesso, perché anche qui abbiamo praticamente una valvola. Il nostro tubo c'ha un palettino nel mezzo fatto apposta per agganciare questa valvola, chiuderla. Una volta che è chiusa, inserisco la leva, praticamente pompando sollevo l'auto. Stesso procedimento vale per lo scaricaggio. Praticamente quando io poi avrò finito di lavorare e vorrò scaricare l'auto a terra, inserisco il mio tubo, giro la valvola e lui scende. Questo scende da solo, l'altro bisogna spingerlo. Con questo qui sicuramente siamo più sicuri. Pensiamo al cambio delle catene, e se abbiamo le catene nell'auto, ci troviamo nella neve, e cioè, la strada è buia, così cos'ha. Se abbiamo una bottiglia, chiaramente un martinetto a bottiglia, potremmo ritrovarci anche in discesa o in punti che sono poco agevoli, parlo della strada. Ecco, con questo qui chiaramente il rischio di non trovare un appoggio sicuro sull'asfalto c'è, perché comunque vada, la base è quella che è. Invece con questo sicuramente siamo più sicuri, perché la base d'appoggio è molto più ampia. Il problema qual è? È che è molto ingombrante. A livello di comodità di trasporto, questo qui sicuramente è più impegnativo, ci prende uno spazio nel bagagliaio che è importante. Il consiglio che vi do qual è? In sostanza, alla fine, se avete un'auto grande con un buon bagagliaio e non vi dà noia portarvi via questo è il migliore in assoluto. A livello di sicurezza, di come funziona, di affidabilità e di portata sicuramente, e di setup, cioè di come si monta, di come si utilizza, questo qui è il più semplice di tutti ed è il più facile e il più sicuro. Se non avete spazio, avete una macchina piccolina, questo qui è quello che dovete scegliere secondo me. Più il mezzo è grande, più bisognerebbe prenderlo grosso, perché almeno l'appoggio è superiore. Questo qui diciamo che dovreste averlo in macchina. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo che vi lascio i link necessari per l'acquisto dei vari Creek. Chiaramente vi metterò delle alternative, perché ci sono portate diverse. I link per questo non ve li metto, perché questi qui sono Creek che io non acquisterei, ecco. Se dovete acquistarlo che non ce l'avete, andate su questi qua, sicuramente, perché non costa meno questo qui. Quindi spero che il video sia stato utile, vi lascio tutti gli altri miei video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e un like. Ci vediamo alla prossima, ciao!